Il manuale Sociologia della comunicazione nell'era digitale di Luciano Patagnella può essere acquistato o in formato cartaceo oppure sulla piattaforma Pandora Campus anche in formato digitale. Si entra quindi sul sito www.pandoracampus.it e si può procedere con due alternative. Chi sceglie di avere il libro a stampa troverà all'interno un codice che dovrà inserire in piattaforma nell'apposito spazio. Questo consentirà di avere per 12 mesi l'accesso gratuito anche all'edizione digitale e alle relative risorse. Chi sceglie invece di acquistare il testo solo in formato digitale può cercarlo nel sito digitando autore o titolo e procedere con l'acquisto a tempo mensile o semestrale. Ricordiamo che ogni volume contiene un capitolo di prova gratuito per un mese, che permette di sperimentare la lettura e le funzionalità di piattaforma senza spese e senza consumo di codice. Acquistato il volume e inserito il codice, troverete i testi nell'area I miei libri, che sarà la vostra biblioteca virtuale. Dalla home libro si entra nel vivo del volume. Si consulta l'indice, tutto cliccabile con anteprima di schemi e immagini. Nella sezione risorse sono presenti i materiali aggiuntivi per la didattica e lo studio, slide per docenti, esercizi per gli studenti. Nella sezione strumenti sono presenti gli apparati finali del volume, come indice analitico, indice dei nomi, tutti cliccabili. Ogni libro presente su Pandora Campus ha la possibilità di essere ascoltato attraverso un lettore vocale a paragrafi o interamente. Il font di lettura può essere modificato, ingrandito, e per chi soffre di dislessia è disponibile un font Open Dyslexic che converte tutto il testo e rende più agevole la lettura. Inoltre, si può evidenziare, prendere appunti o fare domande. Sulla destra troviamo la barra degli strumenti da cui è possibile accedere alle risorse e gli esercizi di ogni singolo capitolo. Gli esercizi sono a risposta multipla. Si possono svolgere infinite volte e consentono un'immediata verifica. In caso di risposta errata, viene dato anche il suggerimento di ripasso con indicazione di capitolo e paragrafo relativo all'argomento. Attraverso l'area test è poi possibile creare dei test personalizzati, scegliendo esercizi misti da capitoli o paragrafi diversi. Si può scegliere la tipologia, il numero di domande e avere un timer per simulare una prova di esame. Gli esercizi e materiali aggiuntivi possono essere visualizzati anche dalla sezione risorse precedentemente citata. Ogni libro può essere poi caratterizzato da ulteriori risorse specifiche, video, box di approfondimento, cronologie, schemi riassuntivi, casi studio, simulazioni a seconda della disciplina e dell'argomento. Ricordiamo che anche su Pandora Campus puoi utilizzare la 18A. Sperando che queste informazioni vi siano di aiuto, vi auguriamo buono studio con Pandora Campus.